Bonsoir e benvenuti alla mia collezione di palette della Urban Decay. Allora, di palette ne ho tantissime e solo in un video a raggrupparle tutte è impossibile. Dovremmo andare sino a Natale 2017. Allora, ho deciso, per quelle che ne ho parecchie, di raggrupparle tutte nel brand, nel marchio Urban Decay. Vedete quante ce ne sono, per cui mi sembra un valida idea mostrarvele in questo modo, così do la possibilità di adesso aprirle. Prima vi mostro i packaging e così vi faccio vedere ovviamente le colorazioni. Vi spiego un qualche palette che ho, che provenienza, parecchie sono limited edition. Insomma, c'è un bel valorino. E poi devo dire che comunque io sto attenta, sono un po' una collezionista io di make-up. Diciamo che queste qui ci sono alcune che sono, non dico rarità, però non è facile da trovare. Alcune sono vecchie di 5-6 anni fa. Va bene, ve le mostro subito. Volete vederle? Chi può esserci sul letto con le palette della Urban Decay? Eccole qua. Eh sì, Nisa, ti piacciono a te le palette? E tu non ti trucchi? Ciao! Un letto pieno di palette. Adesso ve le mostro una per una. Carrellata veloce di tutte le confezioni packaging. Adesso ve ne mostro più da vicino, sono circa una trentina. E questa è la Naked Illuminanti, è una delle ultime, vedete, ce ne sono tre all'interno. E poi questa è la Naked Smoky, che non è niente male, e questi sono i colori all'interno, più un pennello. Questa è la Naked Classica, la prima, poi c'è la seconda, la terza, poi c'è la Naked Ultimate Basics, che sono tutti colori matte, bellissimi. Qui c'è la Naked Flush, che è praticamente un illuminanti terra e blush. E qui c'è una Naked Basics, la numero 1, molto molto classica, piccolina da borsetta per tutti i giorni. Qui c'è una Limited Edition Pulp Fiction, che avevo girato anche un video, poi se mai vi metto il link sotto, carinissimo. Qui c'è collezioni vecchissime di tre palette molto particolari, confezione in legno. Qua vedete che ha una retina di metallo, carinissima. E qui è una delle vecchie palette da comporre. E qui ci sono altre due bellissime con i cassettini, vedete? Vi mostrerò, questa è particolarissima, questa è fantastica, guardate che confezione, tutta simil metallo, non credo che sia di metallo classico. Poi qui c'è due palette, Ozi The Great and the Powerful, qui Shadow Box, qui c'è la Lipstick Palette, ce ne sono due, io ho preso quella un po' più classica. E poi Electric, ci sono dei colori stupendi qui, ho utilizzato molto shocking, Moondust, molto glitterosi, e poi c'è One Stephanie, sia la palette dei blush che la palette degli ombretti. E poi qui ci sono tutte le Vice, quattro Vice più una Vice Reloaded, che c'è un mix di colori delle altre palette. E ora vi mostro l'interno. Partiamo con la prima palette, che è quella degli illuminanti, bellissimi. Ho provato questo qui di illuminante, mi piace, un po' sul rosato, non so se rende molto. Magari su questo posso fare anche una review, che sinceramente mi piace di più di quella della Too Faced Peach Glow. E questa è la Smoky Naked, e ci sono dei colori, non è che le luci rendono giustizia, alcuni matte sono, alcuni satinati, alcuni proprio scimmerosi, e quindi insomma vengono bene dei trucchi smoky. Questa è la classica, la numero 1 di palette, che forse è quella che, della Naked, che ho utilizzato di più. I colori sono abbastanza scuri, pochi matte, vedete,
La maggior parte sono tutti shimmer. Nella seconda versione li hanno schiariti un pochettino, una naked è un pochettino più nude, a parte il nero che comunque ci sta sempre. E, alcuni sono proprio matte anche loro, che è il classico tipo vanilla qua non può mancare. Eccoli qua, e qui pure c'è in dotazione un pennello, mentre nella Naked 1 c'è la matita da una parte nera e da una parte marrone. Qui un altro in dotazione, un altro pennello, e questa Naked è più sul rosato, vedete, molto più chiari e toni molto più rosati. Però alla fine, per gli incarnati, se uno dovesse scegliere quale prendere di palette. Ma io penso che la Naked numero 1 forse è la classica, no? Che si deve prendere. E poi c'è questa qui, la Flushed. Vedete che vi avevo detto prima, blush, bronzer e illuminante, però non c'è confronto con questo qui proprio. Vabbè, che sono cose un pochettino diverse. Questa è la Basic numero 1, proprio sono 5 colorazioni che sono tutte nuove. E quando si era nata questa palette, e praticamente sono o satinati o matte. Ecco qua. E poi c'è la Ultimate, che è bellissima, che l'ho usata poco, però quel poco che ho usato mi è piaciuto tantissimo. C'è anche lì un pennellino, vedete, piccolino, e sono 6-6-12 colori e vengono molto bene. Ovviamente questi colori qua centrali sono quelli intermedi che sono fondamentali in qualsiasi tipo di make-up. Quindi, anche se non si vuole utilizzare la palette tutta quanta, però questi colori qui sono fondamentali. Questa è la palette della Pulp Fiction, vedete, c'è anche il pennellino doppio, questo qui è colore, vedete, doppio, che dovrebbe essere, questo qui mi sembra anche questo, vabbè, comunque ho l'articolo sul blog anche di queste cose qui, poi ve le mostro, vi metto tutti i link, e avevo fatto un bel trucco con queste colorazioni qui, e praticamente ricrea proprio il trucco di Mia Wallace, che è insomma l'attrice principale di Pulp Fiction, la Uma Thurman. E qui ci sono due palette bellissime, peccato che le utilizzate poco, quelle lì che vi dicevo della Mago Ozi, e praticamente questo qui richiama la Teodora, e qui c'è anche l'attrice ovviamente Mila Kunz. E niente, qui c'è proprio i trucchi per ricreare il suo tipo di make-up, si vede bellissimo. E dentro c'è anche una matita labbra, matita rossetto. Dovrei utilizzarne molto di più queste confezioni di metallo. Vedete, carinissima. E questi sono i colori che sono anche estraibili. E questi doppi non esistono se non in questa confezione. E qui c'è invece Michelle Williams che interpreta Glinda, e questo è il suo make-up molto nude. E qui c'è anche una matita occhi un po' nude, matita sempre rossetto. E qui sono i colori. Ecco, vedete che qui ci sono comunque due ombretti che sono doppi, molto chiari. C'è questo viola che è bellissimo. E ecco, la confezione esterna è in questo modo, carina. Ex palette componibile, che poi avevo messo questi colori scimmerosi di brutto, che adesso sinceramente mi sono anche un po' stufata, vado un po' più sul matte adesso, ma si va a periodi, si sa, anche questi intercambiabili se si vuole. Palette Smoked, diversa dalla Smoky, ha meno colori, e dentro mi ricordo se c'era la matita e il pennello, sinceramente. Comunque queste sono le colorazioni, vedete, scuri, e il nero è un po' satinato, poi c'è un beigeolino chiaro, kinky, che è proprio chiaro chiaro, e poi per fare insomma gli smoky. Carina la confezione con la cerniera, vedete? Questa non credo che sia più disponibile, anzi, non è più disponibile.
Questa qui è la prima in assoluto che ho acquistato dell'Urban Decay, penso che sia nel 2010, sì, all'incirca. Ecco qua i colori bellissimi, sono ancora scriventi, persistenti, eccetera. Cioè, hanno dei finish bellissimi, veramente. All'epoca mettevano queste spugnettine qua, ecco, quelle no, non ci siamo proprio. E di vellutino la confezione, vedete? A parte questa soffettina qua di metallo, come si può dire. Questa mi sembra che era la terza palette, qui mi sa che c'era un pennellino, no, c'era il pennellino qua, mi è cascato. Solite spugnette un po' oscene. E poi questi colori comunque sono carinissimi, molto belli. Tutti all'epoca, vedete, tutti glitterosi, niente satin o matte. Negli ultimi anni, proprio negli ultimi 2 anni, il matte è proprio scoppiato. E anche questo, come cambiano le tendenze. Questa qui è bellissima, vedete, di palette che è di legno. E quindi si gira la parte superiore e il pennellino pure qua cambia, però è osceno, è ai vecchi tempi. E comunque sono belli questi colori, il nero per fare gli smoky, insomma pure il verde, ero fissata col verde, vedete che infatti questo è abbastanza consumato, strano. Penso che questa sia la palette più originale di tutte di Urban Decay. Allora, qui c'è uno sportellino, uno scomparto per mettere l'MP3, ovviamente l'MP3 è mio. E però c'è l'autoparlante, adesso fermo, se no non si sente. Qui c'è un autoparlante carinissimo, che c'è lo scomparto, con il portachiavi che va inserito qua dentro. Quindi quando una si trucca, ascolta la musica. Poi qui c'è il filo anche in dotazione da attaccare, vede, l'autoparlante all'MP3 e quello per caricare l'autoparlante che stava qui dentro. Quindi l'altro filo stava qui. Qui c'è un primer e qui sinceramente non mi ricordo se c'era una matita o un pennello, e questi sono i colori. Comunque, ecco, vedete pure qui i colori sono tutti scimerosi o satinati, li vedete? Comunque prima ero fissata col verde, infatti il verde è molto usato, anche il viola. Gli altri chiari non è che li utilizzavo tanto, vedete come si cambia nel tempo con i gusti. E qui c'è un piccolo, come posso dire, brochure che dà delle indicazioni sui trucchi, eccetera, che consiglia di andare a vedere un video. E quindi rimettiamo la musica. Si accende ancora? No. Passa. Ecco, e così poi questo si toglie, se volete vi faccio vedere. Carino, eh? Troppo bella. Questa è una rarità, eh? Altra chicca, Urban Decay New York City, dedicata alla città di New York, e guardate che bellissima. Uno specchio con il grattacieli, non rimane su, mica tanto rimane, scende, 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 vabbè, facciamo cadere, opla. E qui ci sono altri ombretti, tutti, tutti glitterosi e shimmer. E qui sicuramente c'era un pennello e una matita, che non ci sono più perché li ho utilizzati, ovviamente, e un primer. Quanti primer ho della Makeup Forever? Tantissimi. E poi niente, cassettino, prima, ecco, vedete, si utilizzavano in questi modi. Queste qui anche, comunque, limited edition, non si vede tanto, ecco. E poi c'è questa qui bellissima che avevo mostrato un attimino prima, addirittura c'è la confezione sotto di vellutino e si apre, vedete? Ecco, guardate che raffinatezza. Sì, questa qui era per l'anniversario, mi sembra. C'era scritto dietro force. Ma ce ne sono troppi. E si gira, ecco, questi sono i colori, anche questi molto sempre tutti satinati, bellissimi comunque. Vedete? Bella anche la packaging viola, così tutto lucidoso. Queste sono le Vice 1, 2, 3 e 4.
anche le palette Vice si evolvono da una all'altra. Infatti, vedete la confezione della prima come più bruttina, che all'epoca magari ci sembrava chissà che cosa. I colori comunque sono molto belli. E sì, qua è sempre i verdi che ho utilizzato. Qui cominciamo a vedere un pochettino più di colori per miscelarli tra di voi. Vedete che c'è la possibilità di dei colori che si possono sfumare di intermedi, un po', non ancora tanto, però si sta iniziando a cambiare un po' le tecniche del trucco. E infatti qui alla seconda, vedete la confezione esterna. E qui cominciano ad arrivare i matte, vedete, eccoli qua, proprio come colori un pochettino più sfumabili tra uno e l'altro, perché anche se insomma, ci si trucca con questi colori, servono dei colori intermedi che a volte nelle palette di qualche anno fa non esistevano. Ecco qua e ecco qua. La 3 già mi piace particolarmente perché la confezione è bellissima, ci sono dei colori stupendi, vedete? E poi c'è anche una pochette che si potrebbe utilizzare, ma io ovviamente non l'ho utilizzata. Ecco, qui arriviamo a molti colori più matte rispetto al primo, meno glitterosi, diminuiscono e satinati, ecco, comunque molto bello. Questi sono i colori, vedete, che si utilizzano parecchio adesso come intermedio, anche se qui con la luce non rende tanto, purtroppo. Però vedete che bella. E poi chiudiamo, così vedete la confezione. E poi c'è la 4 che è stratosferica, oltre ad avere la pochette in questo modo, vedete, c'è proprio la confezione bellissima. Mamma mia, questa qui. Speriamo che riesca ad aprirla, riesca ad aprire. Meno male che c'è l'unghia. Eccola qua. Qui ritorniamo con i colori molto glitterosi, però ci sono anche, ecco, tipo il caramellone qui, intermedi e satinati. Ma ecco, secondo me la palette l'ideale è questa, un po' un mix di tutto. Qui anche c'è un pennello, sempre quelli doppi classici che fa Urban Decay. E adesso vi mostro un'altra palette. Questa palette non è una Reloaded XX Vice, è una Vice però con i colori di tutte le palette dall'inizio, quelli più gettonati, quelli più belli che ci sono mai stati. E vedete questo proprio nero oil sock che richiama, vedete subito questo qui di una delle prime palette di parecchi anni fa. Ecco, quindi bellissima. Questa praticamente non l'ho usata. E queste sono le ultime palette che vi mostro. Diciamo, allora, questa qui è la Shadow Box, carinissima da portare in borsetta e tutti sono satinati o shimmer come colori. Richiamano anche dei colori passati. Sì, è comodissima perché essendo un po' di cartone questa confezione qui, anche se si porta in giro, anche se casca, non si rompe, vedete, carinissima. Beh, packaging, nulla da dire. Questa è la palette dei rossetti che ovviamente non ho usato, però i makeup artist in generale non adorano le palette dei rossetti, preferiscono i rossetti semplici. Questo è un rossetto particolarissimo, Big Bang. Questo qua glitteroso stupendo. Vedete che nella maggior parte di queste palette non c'è il pennello. Qui c'è un pennellino per labbra, nuovissimo di zecca. E io ci sono qua. E poi questa qui è la palette di One Stephanie. Questa l'ho utilizzata abbastanza. Oh, ma comunque questi prodotti qua, prima che si consumano, ci mettono 10 anni. E sono molto belli questi qua come blush e anche come vedete molto shimmer, come anche illuminanti. Sono adatti a tutte le carnagioni, non a quelle scurissime. Questa è la palette di Gwen Stefani degli ombretti, bellissima. C'è questo punk che mi piace tantissimo di colore, che questo è uno dei colori che uso più di tutti adesso. Ovviamente matte, poi ci sono un po' di shimmer, matte,
Comunque è molto facile da utilizzare questa palette. Vedete che non c'è più né pennelli né matite, ma sinceramente non è che servono tanto. Questa è la parte esterna, carinissima. Pesa questa palette. Se state attenti a farla cascare, che questa è delicata, si rompono subito. Questa è l'Electric, carinissima, e l'ho utilizzata parecchio, si vede anche. Parecchio, parecchio, mi piacciono i colori, sono shocking, fluo, bellissimi, persistenti, scriventissimi, una delle top palette particolari che ha Fall Urban Decay, mi piace molto, molto, molto. E poi c'è questa qui, che è una delle ultime che ho preso, mi sembra prima di Natale, la Moon Dust, sono colori iridiscenti, glitterosi. Nuova generazione, qualcosina ho utilizzato, però ecco, questi vanno utilizzati con attenzione perché sono un pochettino, essendo glitterosi, perdono un pochettino i pigmenti, quindi è consigliabile utilizzarli un pochettino bagnati, così sono anche molto più scriventi. Ecco qua, e questa è la confezione esterna. Aiuto, adesso mi volete a richiudere tutte queste palette? Ci metto un'ora. Vi piacciono comunque? Spero che, insomma, il sacrificio di averle aperte tutte. No, scherzo, non è un sacrificio. L'ho fatto volentieri, eccole qua. Sono tantissime, però bellissime tutte. Prima vi avevo fatto vedere questa palette, quella particolare, e per il 15° anniversario, circa mi sembra 5 anni fa. Ecco, questo qui era la palette dell'anniversario e non vi posso ricordare tutto. E ho fatto una piccola selezione delle palette che mi piacciono di più, e quella che utilizzo adesso, che vorrò utilizzare, è questa qui, l'Ultimate. Naked Ultimate, quindi promuovo questa, promuovo la Smokey perché è necessaria sempre averla, e la 2 della Naked preferisco alla prima, perché ci sono un po' di colori più chiari rispetto all'altro che è un po' più fortino. Poi questo è l'Electric, ve l'avevo già detto che mi piaceva, e questa è quella di Gwen Stefani, che mi piace particolarmente di colori, e questa qui per la sua originalità ovviamente è fantastica, con la musica non si può dire di no. E questa è anche la prima palette che ho avuto, non posso dimenticarmela, è carinissima, ci sono dei colori bellissimi, poi pure il packaging è bello, bisogna dire che i packaging sono carinissimi. E questo ho anche promosso la Vice 4 per il packaging e anche per i colori, diciamo che è quella che preferisco in assoluto. Qui si è rovinato il colore, ahia. E poi c'è questa qui degli illuminanti, ecco, quindi sono queste le palette. Il video è terminato, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di tutte queste palette, quale avete voi, quale vi piacerebbe avere, quale non siete riusciti a prendere, eccetera. Mi sarebbe piaciuto fare gli swatches di tutte le palette, ma poi uno si stufa pure di vedere tutti gli swatches. Se avete qualche richiesta particolare, di qualche palette che è gettonata, ve le mostro volentieri in un articolo sul blog. Io vi saluto, il prossimo video delle palette sarà quello delle Too Faced, che ne ho parecchie anche di quelle, e io e la Lady sta già dormendo qua, cronf cronf. Ci vediamo molto presto, alla prossima, alla prochaine fois, ciao.